così il passaggio dall'essere ministro dell'istruzione del merito ad essere ministro dell'istruzione e dell'umiliazione, così il passo è molto breve. Che dire? Che dire delle ultime dichiarazioni del ministro Valditara? Verrebbe da dire che si commentano da sé, ma non è così vero purtroppo, perché il ministro in un periodo così anche di incertezze, in un periodo di grande difficoltà, in un periodo anche di nichilismo, di vuoto, cosa fa? Si appella alla più becera demagogia, sapendo che c'è una pancia degli italiani che di fronte ad atti di bullismo e di maleducazione non raccoglie la sfida dell'educazione molto complessa, no, ma preferisce gettarsi nelle veramente fauci, nelle bocche dei leoni che vogliono sbranare, che hanno voglia di aggressività, che hanno voglia anche di punizioni esemplari, sempre date agli altri ovviamente, mai date a quando in prima persona si sbaglia, si è violenti, si ruba, si commettono i reati veramente più sgradevoli, no, ma le punizioni date agli altri. Il ministro sa che in questa epoca, no, veramente di incertezza, la demagogia paga. Allora, di fronte al bullismo, di fronte agli atti di maleducazione, non, ripeto, immaginare strategie, pedagogie, didattiche, no, basate sulla responsabilità, sull'inclusione, sulla crescita, ma punizioni esemplari, ma soprattutto l'umiliazione, perché dare una punizione umiliante cosa comporta? Comporta una crescita, lo sappiamo tutti, no? Del ragazzo, della ragazza, ma chi non umiliato il giorno dopo non torna ad impegnarsi, non torna il giorno dopo, no? Ad avere autostima di sé, a rimettersi giù. Un po' tutte le persone umiliate, derise, no? Poi sono rimotivate, ripartono, ritrovano in se stesse le motivazioni per rimettersi in gioco, per assumersi sulle spalle delle responsabilità. Ripeto, un'uscita terribile, oso dire un'uscita che dovrebbe portare il mondo della scuola a chiedere le immediate dimissioni del ministro Valditara. Perché se un insegnante si mette, no, ad umiliare un ragazzo, non solo chiaramente poi incontra una serie di richiami della dirigente e dei genitori, perché ci sono dei diritti, questi diritti, troppi diritti, no? Dello studente che vengono violati, ma un insegnante che fa quello in realtà distrugge sul nascere una possibilità di recupero, di ripresa. Ma l'idea della tolleranza zero, no, che tanto piace a coloro che pensano di tutti con i muscoli e che non risolvono nulla, sarebbe come dire a un ragazzo, no, che vuole correre, no, di darsi delle bastonate sulle gambe così correrà più forte il giorno dopo, perché l'umiliazione non va d'accordo con l'apprendimento, con la crescita, con la responsabilità. L'umiliazione va d'accordo con la sottomissione, con l'obbedienza, appunto quella degli impauriti, degli spaventati. E forse quello che vuole il ministro, no, spaventare, impaurire, il rispetto che viene dato da chi è impaurito dalla punizione, umiliato, deriso, messo la berlina, si è umiliato e così domani rispetterà. Che bello il rispetto conquistato! È la peggiore delle forme, la peggiore dell'ipocrisia. Un ragazzo, una ragazza, un bambino deve arrivare a comprendere le regole attraverso anche i doveri, forse soprattutto attraverso i doveri in certi momenti, ma i doveri sono l'umiliazione, ma il rispetto delle regole è l'umiliazione, ma richiedere impegno è l'umiliazione, anche somministrare delle sanzioni è l'umiliazione, no, quella è la vendetta, quella è la demagogia, quelli sono i soliti muscoli da sbandierare quando la situazione è complessa. L'umiliazione non fa rima, non fa rima con scuola, con pedagogia, non fa rima con istruzione, non fa rima con crescita. L'umiliazione non ha nulla a che fare con l'assumersi delle responsabilità. L'umiliazione tarpa le ali di ogni processo educativo.
Ma come può un ministro dell'istruzione, non un ministro della guerra, ma non un ministro dell'economia, che spero comunque non la pensino così, ma non un ministro appunto che si occupa, non so, ditemi voi, di mare, non so, di marina mercantile, vado Luigi XIV, no? Ma un ministro che è dell'istruzione, si mette a parlare di umiliazione, l'umiliazione formativa, cosa, forse ha letto due cose dei gesuiti, scoppiazza male la pedagogia dei gesuiti, non lo so veramente da dove nascono queste cose, in parte, ripeto, so in realtà dove sorge questo seme avvelenato, sorge dal volersi mostrare forti, è finita l'epoca, no, della tolleranza, mollaccioni, lassisti, adesso arrivo io, arriviamo noi, ma le scuole cadono a pezzi, ministro, cadono a pezzi le scuole, c'è demotivazione, ok, è un paese che non ha prospettive per una gran parte di giovani, è pieno di povertà, ci sono tantissime situazioni da affrontare a partire da motivazioni, da investimenti, da scelte strategiche, da scelte psicologiche, pedagogiche, ma l'umiliazione è l'anticamera della depressione, l'umiliazione è il nichilismo all'ennesima potenza, l'umiliazione è la mancanza, produce la mancanza di autostima, l'umiliazione è un tunnel che può portare poi a gravi danni psicologici. Non usiamo le azioni di alcuni ragazzi estremamente sbagliate, negative, le azioni dei bulli per dare adito alla nostra voglia di vendetta, di forza, di punizione. Ma avevamo la Montessori sulle mille lire, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo no fior fior di pedagogisti in Italia e anziché avere come punto di riferimento quella pedagogia avanzata, cosa ci affidiamo? A una pedagogia della tribù, alla pedagogia del clan, ma sono i criminali che quando vogliono incutere timore umiliano, sono i regimi autoritari che umiliano e mettono la berlina per portare poi il cittadino, il suddito ad avere timore. Noi non vogliamo crescere dei burattini, degli umiliati d'offesa, vogliamo crescere dei ragazzi che quando sbagliano devono avere assolutamente un percorso formativo, educativo, adeguato, fatto di responsabilità, di dovere, di diritti, e non è neanche bassi i lavori, questa idea dei lavori, facciamoli fare dei lavoretti, ma non è questa la questione, ma è l'idea di fondo come viene presentata. Adesso ti faccio lavorare perché hai sbagliato, perfetto, facciamo fare i lavori ai ragazzi, ma non è quella la svolta pedagogica. Qual è, Saudino, la svolta pedagogica? La svolta è scuola, laboratori, psicologi, responsabilità, progetti, inclusione, assunzione di responsabilità, progettazione, fare delle scuole dei luoghi in cui si vuole stare. Ma cosa è sorvegliare e punire alla Foucault? Sorvegliare, punire, umiliare. Che bella ricetta del ministro Valditara, di cui, per quel che conta, Barba Sofia chiede le dimissioni.